Macchina acustice NC e una macchina semplice e robusta, interamente din metallo, cioè non c'è pezzi di plastica. Questo che vedete qua è acciaio, questa base è acciaio, questi piedi sono alluminio, i carrelli sono acciaio. Cioè, vi ricordo che le ruote sono fatte di un plastica chiamata POM, che è un plastico ultra resistente a usura, anche questa, deci, è un materiale adatto per questo tipo di scorrimenti. La macchina ha un trasformatore di 24 V a 3 A. Le testine dentate, tramite cinghia dentata, tramite questa tigia, trasmette il movimento a questa altra asse. In questo modo le asse si muove in stesso tempo. Per asse corta, stesso. Il testa con denti, trasmettendo tramite questa barra a questa parte, trasmette il movimento anche a parte sinistra. I motori sono due motori NEMA 17, questi. I motori tramite testa dentata, trasmette movimenti alle cinghie dentata spostando macchina. Le cinghie da 3 mm passa tramite queste ruote a V. Queste rotine sono composte da due cuscinetti 625 VV. Tutta la macchina è prevista con cuscinetti, deci cuscinetti a base, cuscinetti a il carrello, cuscinetti a trasmettere di movimento, axe. I carrelli sono previsti di roti con cuscinetti che permette un movimento liscio. La cinghia è prensa da carrello tramite una mola che permette una installazione facile e anche un movimento liscio. Il filo caldo è previsto una mola che, nel momento quando si riscalda, permette di tenere sempre il filo teso. Regolatore di temperatura manuale, che permette una regolazione di temperatura di filo. La parte elettronica è composta di Arduino e due driveri motori per ogni motore in parte, da cui parte conettori verso motore. Si può acquistare separatamente anche il driver per axe rotante. La macchina è facile da montare, ma allo stesso tempo è anche robusta tramite questi buloni anche sopra, che si monta estremamente facile. Montando questi buleni, macchina è già pronta. Le testine sono previste con buloni che si può svitare, eventualmente smontare e aggiustare, lasciando però una distanza tra cuscinetto e testina. Anche qui sopra, vedete, hanno lasciato una distanza per essere abbastanza. Il filo caldo passa tramite questo buco all'interno e dopo passa da sopra e viene sotto a motore e entra in questa parte dove è filo caldo. Altro filo stesso passa da questo buco e va sotto, esce da sotto da bara, esce da sotto e entra qui, un modulo di corrente, regolatore di temperatura. In periodo ho usato regolatore di temperatura elettronico, comandato diretto da Arduino, perché era fastidioso per impostare temperatura quando volete accedere o spegnere, per questo ho messo questa manuale. Quando metto corrente al trasformatore, la spia si accenderà e, rotendo il filo, il bottone, il filo deve diventare rosso a massimo. Vedete? Qui diventa rosso. Temperatura non necessaria. Le asse si può spostare con la mano. Anche questi.
Come supporto per la macchina potete usare una tavola liscia, però la mia tavola ha una lunghezza di quasi 1,70 e una larghezza di quasi 80-90. Però in questo caso la macchina media serve una larghezza da approssimativo 43 cm. E lunghezza quanto vi serve? Nel mio caso la tavola non c'è liscia, vedete che c'è questi striscioni. Per questa ho usato un profilo di alluminio AL, deci messo AV, in quale am messo una piccola vite, dove am inserito la cinghia dentata da altra parte. Tramite questa vite am passato cinghia senza essere bisogno tagliarla e am portato a questa altra parte mettendo anche una piccola mola non necessaria. Anche mi è rimasto cinghia, vedete, perché non am tagliato, è rimasta in modo che io posso fare più lunga area di lavoro. La macchina camminando tramite questo profilo lo posso fare quanto lungo voglio. Le ruote hanno un profilo AV che entra perfettamente in questo profilo. Se avete una tavola liscia e non serve questo profilo, potete mettere diretto a tavola. Come vedete, lei cammina sopra cinghia, cioè questi spigoli non tocca la tavola. Lei cammina sempre sopra cinghia. Per lavorare con la macchina costi CNC avete bisogno di un computer, può essere anche in più vecchie variante XP, però io c'è qui un Windows 10 e un cavo di dati che le vi fornisco, che ha una entrata che entra in computer, questa, e una entrata che entra a CNC. Si connette in modo facile, deci inserisco USB in computer e inserisco USB alla macchina. Per poter comunicare con la macchina si deve installare un driver CH341. Per posesori di Mac si deve dare molta attenzione a questi driver, perché a nuovi sistemi Mac funziona senza installare di driver, invece a vecchi Mac funziona con installare di driver, però si deve fare într-un modo preciso, eventualmente con aiuto di un tecnico per vecchie versioni di Mac. Principianti può usare il mio programma da pagina costicnc.it/cmo2 e avanzati può usare ognuno programma G-CodeSender. Per aprire il mio programma deve avere una connessione internet. Aprete il browser, eventualmente Google Chrome, che è molto indicato, e qua in barra di indirizzi scrivete costicnc.cm8 e avendo internet vi si apre la pagina. Con bottone connect ci connettiamo alla macchina. Questo è tutto. Dopo che siamo connetti possiamo fare movimenti con la macchina schiacciando questi freccetti. Deci home significa che macchina va verso base. Home